Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Voglio farvi vedere una cosa. Guardate, venite con me. Guardate sta skin quanto è bella, quanto è naturale. Fatta veramente mm, al bacio. Proprio il classico natural look retacce che tanto viene apprezzato e tra parentesi è anche abbastanza difficile da ottenere. Beh, stavolta non l'ho fatto io, l'ha fatto lui per me. Ok? Ma lui chi è? Innanzitutto vi faccio vedere il primo e il dopo. Questo è il dopo e questo è il primo. Questo è il dopo e questo è il primo. Lo so, è disarmante. Ok? Ma ancora più disarmante diventa se vi dico che tutto questo io l'ho fatto con un solo click. Non ci credete? Guardate. Allora, vi presento il mio assistente virtuale, Retouch for Me Panel. Perché non va considerato come un, uno strumento va considerato come un assistente virtuale che ha il compito di prendersi a carico tutta quella parte tediosa di lavoro fotografico come l'heal, il dodge and burn, il portrait volume e tante altre cose e lo fa per voi e soprattutto lo fa con un click non ci credete, state a guardare allora, molto semplicemente io adesso ho attivati tre plugin di tutti quelli che posso utilizzare il dodge and burn e portrait volume ora semplicemente faccio retouch e lui li farà partire in automatico si farà i suoi calcoli in maniera molto tranquilla e molto facile e mi restituirà tutti i livelli divisi per il dodge and burn e portrait volume nel mentre vi dico subito che questo pannello è gratuito ok voi andate sul sito della retouch For me che è l'azienda che lo produce lo scaricate fate l'account anch'esso gratuito e già lo potete utilizzare senza aver installato nulla. Ok? Adesso vi spiego. Intanto lui ha finito, sta, sta finendo di lavorare per noi. Qual è la figata pazzesca di questo strumento, o meglio di questo assistente? Che in brevissimo vi dà questo: quello che avete appena visto. E come vedete. Qui ci lascia ogni tipo di plugin che io ho fatto partire mi lascia un livello dedicato. Quindi l'editabilità è massima. Quindi io posso andare a utilizzarli, spegnere, accenderli, farci una maschera per ripristinare magari delle cose che lui ha tolto e che voi non vorreste, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, ora mh, Entro un attimino nello specifico. Questo plugin è basato, come tutta la suite, sulla IA, quindi è abbastanza intelligente per rendersi conto di quello che deve lasciare e quello che deve eliminare. In questo caso, in questa specifica foto, io qua ho delle fibre, i classici capelli che poi nel beauty si ritoccano. Questi vanno nel tratto naturale, magari no. Nel beauty, però, questi andrebbero via. Bene, lui ti fa tutta la parte che gli serve, ma questi non te li tocca proprio perché è abbastanza intelligente da capire. Che ci sono delle fibre e quindi non vanno, non vanno tolti. Stessa cosa come per esempio se ci sono dei piercing o delle props sulle labbra. Lui non ve le toccherà, ma anche su altre parti del corpo o sul naso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è davvero davvero molto molto figo. Ma quanto costa? Perché quello è il problema. Allora, come ho già detto, il plugin è gratuito, il pannello è gratuito. L'iscrizione è gratuita, ma soprattutto potete utilizzarlo gratuitamente. Perché? Fondamentalmente, perché la realtà for ci fornisce due soluzioni. La prima, quella che sto utilizzando io con i plugin installati direttamente nel sistema. In questo caso, io ne ho quattro installati in questa macchina e li attivo e li disattivo direttamente dal mio pannello. Oppure, per esempio, non voglio spendere soldi per comprare il plugin stand quindi installarlo sulla mia macchina perché Costa tanto, non ho soldi e non faccio così tanto beauty da dover improntare una cifra per comprare uh, un plugin, ma mi interessa per quando magari faccio fine art utilizzarlo in maniera concreta. Dunque come fare? Bene, questa viene fuori, questa, questa ragazzi è tanta roba. Semplicemente come vedete qua nel pannello ho on device che significa sulla mia macchina oppure cloud retouch. E qua andiamo direttamente nella stratosfera. Perché? Perché voi avete comunque tutta la suite disponibile, ma in cloud. Questo che significa? Significa semplicemente che voi facendo un semplice clic, ossia retouch, lui vi scala un credito, che poi vedremo ne parlo tra poco, e vi applica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tutti quelli che volete, insomma, con un click solo, al costo di un credito. Andiamo a vedere. Facciamo retouch. In questo momento io ho fatto partire il cloud, ovviamente dipende dalla vostra connessione, io qua ho una connessione abbastanza lenta e funziona benissimo, quindi con la fibra o connessione ancora più veloce della fibra non ci dovreste avere nessun tipo di problema. Lui adesso come per in device mh, mi farà ogni plugin, mi lascerà un livello, quindi l'editabilità rimane, rimane assolutamente identica, semplicemente io sto sfruttando un credito posso comprare e qua viene veramente fuori una figata pazzesca ma adesso vediamo un attimino il risultato e vediamo quello che fa lui bene ha finito di fare tutti i suoi bei calcolini ora come vedete io ho volutamente perché lo spiegavo anche in live ah, tra le altre cose mi trovate in live su twitch quindi se volete vedere touch tip and trick tutto quello che riguarda la fotografia stasera la mi trovate su twitch in live comunque mh, dicevo come per L'altro, il plugin si usa esattamente nello stesso modo. Avete le specifiche, quindi la sensibilità, il quanto, okay, eccetera, eccetera, eccetera. Quanta presenza praticamente volete che mh, questa particolare feature abbia nella vostra, nella vostra foto? Ovviamente io in questo caso avevo già fatto vedere in live questa cosa e quindi avevo spinto volutamente alcuni. Um, Uh, alcune feature, ad esempio Ice che in realtà andrebbe al 50%, invece l'avevo messo al 100 per avere un look più naturale. E anche um, Portrait Volume, credo. No, uh, Dodge burn scusate. Che anche lui nasce al 50%. Quindi io da questo passo a questo con un click davvero con un click E quindi questo è fantastico. Ora vi spiego un minutino, dedicatemi 60 secondi su come poterlo utilizzare senza installare nessun plugin standalone. È molto semplice, come vi ho già detto, il pannello lo scaricate gratuitamente, lo installate. I, mm. I crediti praticamente sono gratuiti perché nel momento in cui voi fate l'account sul sito larraccio for me anch'esso gratuito, vi regala 20 crediti in prova. Quindi qui, una volta che fate il login da questo pannello con il vostro account registrato sul sito, qua vi appariranno 20 crediti e li potete utilizzare senza nessuna scadenza. Sono stand alone. E qua ora vi spiego. La 4 me non solo ci fornisce la possibilità di utilizzarlo in cloud come avete visto, ma ci permette anche due strade. Adesso ve lo faccio vedere. Andiamo semplicemente a comprare dei crediti. Ora vediamo praticamente come funziona. Il sito fatto veramente molto bene, ci sono svariate lingue tra cui anche italiano, ma la retouch 4Me che cosa fa? Ci mette a disposizione due soluzioni. La prima, l'acquisto di crediti per abbonamento, quindi a seconda di quello che mi interessa, io posso utilizzare un Basic dove ho 200 crediti, un Pro dove ne ho 500 e un Business dove ne ho 1500. Questo dipende dal tipo di lavoro che fate, se voi siete un... Una persona che fa molti eventi, molte cose, 200 crediti possono essere interessanti. Se siete già uno studio un po' piccolino ma associato con un grande studio, allora forse 1500 scatti li fate. Oppure, ad esempio, siete un fotografo singolo, siete un foto amatore, non volete investire così tanto al mese, perfetto. Qua viene una figata assoluta. Qui avete i crediti stand alone. Quindi voi a ah, 12 dollari in questo caso perché è Black Friday, questa settimana, la lunedì a venerdì, con un 12 dollari quindi più il mio codice sconto che trovate in descrizione che è un altro 30%, riuscite a praticamente prenderli, non vi dico, gratis, e quasi e 100 crediti. Come abbiamo visto, è un click, quindi è tanta roba. Nel senso, non mi spiego, ragazzi. Non sottolaudate. Poi, per ultimo, se uno volesse, proprio di... io faccio pochissimi ritratti l'anno, ne faccio proprio due o tre, allora ho anche il pacchettino da 3, 4 dollari. Quindi è veramente per tutte le esigenze. Guardate bene, se andate per la strada dell'abbonamento e voi avete bisogno effettivamente di 200 retouches e magari quel mese ne fate 190, quando l'abbonamento si rinnova succede questo, succede che i magari 10 crediti che avete fatto perché avete utilizzato solo 190 crediti, mm, mm, li perdete. Okay? Qua invece non perdete nulla, ma c'è una feature tra virgolette, intrinseca, ancora più figa. E siccome questi sono stand alone, non hanno licenza. Quindi voi, in qualsiasi computer avete installato il plugin, basta semplicemente loggare col vostro account e automaticamente i crediti saranno su quella macchina lì. Quindi se siete in viaggio, se siete in giro, se siete in uno studio che non è vostro, basta semplicemente loggare col vostro account e quello che ci avete utilizzato. Quindi questa cosa è veramente, veramente Bella. E soprattutto questo pacchetto qui non scade quindi finché, li, finché ce l'avete, li utilizzate. Quindi, ragazzi, ricapitolando, vale la pena? Sì, ragazzi, vale estremamente la pena perché oggettivamente è la svolta. Toglie tutto quel lavoro tedioso di Doge un born Hill, e quant'altro che comunque sia durante tutto il giorno e ve lo dice ora. That's professionista è pesante e ovviamente ve lascia spazio. Molto altro e quindi se vogliamo a andare ad elencare i prezzi, time saving, facilità d'uso, risultati ottenuti e soprattutto come avete visto, costo. Dunque, io vi ricordo due cose: la prima, se vi è piaciuto il video, di commentare sotto. Se volete altre informazioni, quindi non fate mancare i commenti. La seconda, che in link in descrizione trovate tutti i codici sconto per acquistare sia crediti sia i plugin standalone che magari in altri video vedremo prossimamente io vi ringrazio per essere stati con me un grande abbraccio a tutti e ci vediamo presto con altri tutorial ciao